Ciao, bentornato su YouTube, sono Alessandro, giovane copywriter in cerca di fama, non è vero, no, sto condividendo la mia esperienza, il mio percorso su YouTube con tutte quelle persone che vogliono o provare a cominciare la carriera da copywriter o vogliono vedere che succede nel percorso per diventare un copywriter. Quindi non vedrai niente di maestrine e cose varie, è il mio percorso, è la mia esperienza, quindi tutto quello che mi succede io lo carico qua sopra. Veniamo al punto di partenza. Oggi parliamo di mentalità, quindi come bisogna affrontare la vita da copywriter. Immagina che per fare qualsiasi tipo di cosa noi dobbiamo affrontare quella situazione con una particolare mentalità. Ti faccio l'esempio, l'arrampicata. Se tu fai il free solo su Netflix, non so se hai visto il documentario, quello si fa l'arrampicata senza corde, da solo. Serve una mentalità a parte, no? Non è che lo fai da solo così appena cominci. Un concerto ultimo che ha 20 anni e ha fatto il concerto all'Olimpico con 60.000 persone e tu esci di testa, quindi devi affrontarlo con un certo tipo di mentalità. Nel mondo del copywriting il lavoro della creazione del contenuto parte con la base che serve la mentalità giusta per scrivere quel contenuto. Come ho detto nello scorso video, che se non l'hai visto ti linko qui da qualche parte, per fare il copywriter non serve solo scrivere con gli spazi e mettere qualche emoji, serve effettivamente uno studio dietro. Ma perché serve studiare? Non per imparare il concetto, ma per abituarsi a pensare come un copywriter. Perché se tu fai come tutti quanti che mettono le emoji, poi mettono lo spazio e poi mettono il classico titolo "se hai letto questo vuol dire che hai fatto quest'altro", è roba già vista, roba che fanno tutti quanti, non ti serve, non porta a un risultato, porta a copiare. Quindi la reazione che avrà il lettore sarà che ne è un altro, uno dei tanti e basta. Non serve questo. Bisogna lavorare sulla mentalità perché, come detto nello scorso video, il copy è scassinare la mente del lettore. E quindi per fare questa cosa tu non devi ragionare in maniera convenzionale come fanno tutti, ma devi ragionare come se fosse al contrario. Abbiamo detto che col copy devi vendere, e per vendere non parlo di "vendimi questa penna alla Belford di Wolf of Wall Street", ma parlo di ottenere un risultato. Per risultato si intende o metti il mi piace. Se io voglio che tu metta mi piace, devo fare in modo che tu possa metterlo il mi piace. Non è che dico apro il video, metti mi piace, perché no, serve un'escalation. Se voglio che tu ti iscriva alla mia newsletter, devo darti qualcosa, devo darti dei contenuti, devo darti un motivo per farlo. E il copy fondamentalmente è questo. Vendere col copy vuol dire dare un motivo al lettore di arrivare a fine lettura. Dal momento che tutti quanti vogliono vendere, tu non puoi vendere come fanno tutti, perché il come fanno tutti ormai è superato. E torno a dirti che se tu fai come fanno tutti, il primo pensiero della gente sarà "eccone un altro uguale a quello, un altro che copia quell'altro". Ora capisco che copy e copiare è simile, ma da diventare copia tutto a diventare a copywriter ce ne passa. Dal momento che tutti fanno la stessa cosa, tutti provano a vendere, si arriva al punto in cui vende solo chi fa una comunicazione migliore, vince solo chi ha il copy migliore. E il copy migliore come lo ottieni? Pensando alla rovescia. Se tu vuoi vendere una lente a contatto, tu non dici quanto è bella la lente a contatto, dici quanto è complicato vivere con gli occhiali, quanto è complicato guardarsi allo specchio e non vedere la faccia perché c'è l'occhiale. Se tu vuoi vendere la crema contro l'acne, che è l'esempio che ho fatto nell'altro video, tu non puoi parlare della crema, parla di quanto è difficile l'acne, avere l'acne, la gente che ti prende in giro, parla del problema, non parla mai della soluzione, perché se tu parli della soluzione, sta lì, lo vedi la soluzione, non c'è bisogno che te la dicano. Se tu parli del problema, tu entri in empatia col lettore. Se entri in empatia col lettore, hai fatto, perché praticamente dai al lettore quello che vuole sentirsi dire. Devi andare sulla stessa lunghezza d'onda delle persone che tu vuoi che leggano il tuo contenuto, perché così si fa. Ricorda che il copy è mettere il tuo contenuto davanti al miglior cliente possibile, non tutto il mondo, il miglior cliente possibile, quello che per te è la persona migliore, più adatta a leggere quel contenuto. E se tu vendi una crema e la metti davanti a tutti, chi se ne frega. Se tu metti una crema per l'acne e la metti davanti a una persona che ha problemi con l'acne, che ci soffre e che vuole risolverla, probabilmente la vendi. E per farlo devi entrare nella testa del lettore, non per forza fisicamente, non devi aprire la testa, però devi arrivare a capire la sua paura, le sue debolezze e il suo bisogno. Se tu arrivi a capire di cosa ha bisogno il cliente, tu gli metti davanti il copy perfetto e vendi, è 100% risultato garantito. Solo con questa mentalità riesci a fare un copy giusto, un contenuto efficace. Il copy efficace è quel copy che metti davanti alla persona giusta, perché se io voglio vendere lente a contatto, non parlo a tutti quelli che hanno problemi alla vista, perché prendi il mio caso, a me l'oggetto occhiale piace, quindi se io ho problemi di vista mi metto gli occhiali e non cerco la lente a contatto. Devo andare a parlare con tutte quelle persone che non vogliono gli occhiali e hanno problemi alla vista, che è diverso. Quindi non parlo della soluzione al problema alla vista, ma parlo del problema del lettore che non vuole gli occhiali ma non ci vede, quindi serve la lente a contatto. Insomma, devi arrivare al punto in cui quando il lettore legge
parola dopo parola dice: ah, ma parla di me, ah, ma sono io, ah, ma questo contenuto è per me. Questo è il risultato. La soluzione la dicono tutti. Tu parla del problema, parla del dispiacere, del bisogno che ha il lettore. Lì, se tu parli di quello, vinci. Spero davvero che questo contenuto possa esserti stato d'aiuto, perché la mentalità è fondamentale. E se così è stato, condividi con chi ti pare. Se vuoi supportarmi, lascia un mi piace, iscriviti. Ti lascio anche in descrizione i miei canali social per qualsiasi tipo di domanda, informazione, quello che ti pare, stanno in descrizione. Noi ci vediamo mercoledì, sempre ore 15, qui su YouTube. Ciao.